Se poteste avere un solo oggetto proveniente dal mondo di Azoyath, che cosa desiderereste? Io il tavolo dipinto di Roccia del Drago, ma adesso vediamo di cosa dispongo veramente. Ciao gente, sono Dario e oggi è il 50° video che faccio su Azoyath. Ho cominciato più di un anno fa, eccoci qua nel 50° video. Tristemente è settembre, e settembre c'è chi ricomincia la scuola, io sono ancora sommerso con gli esami della sessione di recupero. Di conseguenza non sono riuscito a preparare molto un video coerente e sensato. Ho preferito optare per qualcosa che volevo fare da un po' di tempo, ovvero mostro un po' di mio merchandise a tema Azoyath. Ci sono anche due pezzi unici, quindi restate fino alla fine perché meritano. In ogni caso vi anticipo subito che i prossimi argomenti che partiranno effettivamente da ottobre, perché il prossimo video sarà una specie di buon compleanno Martin, e quello successivo sarà sempre con Marika. I video che incominciano ad ottobre saranno un pochino più rari, vi dico subito. A me la serie Marvel What If mi ha preso un sacco, non sarà perfetta, però mi ha preso un sacco. Quindi ho già pensato a qualche What If a tema Azoyath. Cambiare un elemento nella storia che conosciamo e vedere come le cose vanno avanti. Saranno ipotesi mie che voi potete completare nei commenti, oppure dare nuove idee. Vedremo, farò questa cosa qua, vedremo come andrà. Quindi 10 ottobre, non perdetevelo, esce il primo What If a tema Azoyath. È un video senza script, quindi andrò completamente di improvvisazione e soprattutto ho il green screen alle spalle, ma non lo userò perché ci sono alcuni oggetti che hanno dei pezzi di verde, quindi finirebbero per scomparire nel nulla. Comincerei quindi con i libri, che io ho quelli in pelle di drago, a Game of Thrones, a Clash of Kings, che tra l'altro i colori sono d'oro per gli Stark e argento per i Lannister. Dovrebbe essere il contrario, mi fa anche strano dirlo sinceramente, non ho mai capito questa scelta. Spero che continueranno l'edizione in pelle di drago, a Storm of Swords, a Fist for Crows, il mio preferito, e Dance with Dragons. Spero che continueranno con l'edizione in pelle di drago, perché ho questi 5 qua. E sono anche curioso di sapere quali saranno i prossimi stemmi che vedremo, perché hanno già preso i più importanti. Cioè, non so se avremo... Non voglio sminuire, ovviamente, Arryn, Tully e Tyrell. No. Non voglio sminuirli. Però, metti caso, non so quanta importanza avranno queste famiglie nei prossimi libri. Quindi difficilmente metti il simbolo là davanti sulla copertina. Vedremo. Speriamo non continuino solo quelle col mosaico, se no... Vabbè, io mi compro gli ultimi due del mosaico. In realtà Winds me lo compro prima di tutto in inglese, poi così lo leggo appena esce anche oltreoceano. Poi mi compro quelli in mosaico, non serve che mi recupero, non sono poi così tanto un collezionista così pignolo. Ho pochissime saghe che io ho tutti quanti i libri della stessa edizione, ce li ho quasi sempre scompagnati. Poi ho un paio di must have, per così dire, se dato che ci faccio dei video. L'unico inimitabile è il mondo del ghiaccio e del fuoco, che non è soltanto il canale di Lucio e Vittorio, perché anche quello è molto bello, però anche quello, questo è il libro che ho cercato per non so quanto tempo, sono riuscito a prenderlo soltanto dopo 2 anni che ho preso i libri. Esaurito, un giorno sono là in libreria, faccio 2 passi, lo vedo, subito me lo prendo. Un altro che ho preso subito, quasi subito, è Fire and Blood, Fuoco e Sangue. L'ho preso il secondo giorno, perché il primo giorno ero a Padova, quindi all'università, sono tornato a Mestre, mi sono fermato subito in libreria e l'ho preso, tutto quanto felice, 30 euro, tanto ho usato il bonus cultura, quindi non è stato un problema. Apro, e le figure? Ok, ho letto anche i libri senza figure, tutto Azoyath è senza figure, però qua, sapevo che c'erano le figure, ci sono rimasto male. So che c'è la nuova versione con le figure, ma non gli do altri soldi. Ah, tutti questi libri, tranne il mondo del ghiaccio e del fuoco, li ho letti anche in inglese. Me li ha prestati un mio amico, che lui legge praticamente soltanto in inglese. Non mi andava di comprarmeli in inglese perché costicchiano, quindi ho deciso un pochino di risparmiare e di farmeli prestare. Allo stesso modo di prestiti, ho letto Fire Doesn't Kill a Dragon, non mi andava di sprecare i miei soldi in quel senso, e ho prestato la mia edizione del Cavaliere dei Sette Regni, con i racconti di Dunk e Dag, quindi non ce l'avrò qua per questo video, non me l'hanno potuto restituire per tempo. L'ho prestato a un amico che non ha mai letto nulla di Martin e voleva sapere come avvicinarsi, e gli ho detto intanto prova a leggerti questi racconti, se ti piacciono bene. Per il momento ho letto la prima novella e mezza e gli sta piacendo. La seconda la trovo un po' noiosa, ma in effetti la seconda è un pochino la più debole delle 3 finora uscite. Voi come le mettereste in ordine le
tre novelle di Duncan Dagger, scrivetemelo nei commenti. Io metterei al primo posto la prima, al secondo posto la terza, al terzo posto la seconda. Poi una cosa che non è proprio un must have, mi stavo per cadere tutto, Le Terre del Ghiaccio e del Fuoco. Me l'hanno regalato i miei genitori questo inverno, e questo è la magia grossa, che sembra che questo qua sia incorporato nella copertina, e invece scorre, sotto c'è una cosa uguale, sembra quasi che si duplichi. Adesso magari in post produzione vi metto tutte quante le mappe. Sono molto interessanti perché ce ne sono per tutto quanto il mondo, per l'Occidente, ovvero Westeros, ma anche un pochino le città libere, insomma dove si svolge principalmente la storia, se escludiamo Daenerys, Essos centrale, e Oriente, l'estremo Oriente, quindi oltre le ossa, poi anche Westeros, tutto quanto dettagliato, oltre la barriera non ci sarà un cacchio da vedere, però cioè, è interessante perché tipo quasi tutta la storia di Jon, la seconda metà del secondo libro e buona parte del terzo libro è ambientata lì. Poi ci sono anche le città libere, è sempre bene avere un dettaglio là su Essos occidentale. La baia degli schiavisti si svolge buona parte della storia di Daenerys negli ultimi due libri, perché nel quarto non c'è. Il mare Dothraki è interessante vedere le rovine. A Brodo del Re è importante avere una bella città approfondita, che ci sono un sacco di capitoli lì. Bravos, beh, io sono maestra della ferma veneziana, quindi è sempre bello vedere la propria città. Quando l'ho fatta vedere ai miei gli è piaciuta, perché ricordava appunto Venezia. E i viaggi, quella dei viaggi è molto molto interessante, serve un attimo come riepilogo, è un po' incasinata però molto bella, si riferisce a quella dei libri, non a quella dei della serie dei film, adesso cosa dico, però secondo me un bel regalo da fare a un'amicizia a cui piace Zoyaf, oppure da chiedere alla gente che è invitata al compleanno come regalo. Concluderei poi con l'ultimo libro che possiamo chiamare libro senza offendere nessuno, ovvero Winning Westeros. È un libro, adesso qua la copertina col trono di spade, ok, è carina, mica tanto per me, a me piace tanto quella che c'è sotto, bella, c'è la scritta d'oro bordata di nero bello rosso, e qua non si vede molto bene, da vicino non so se no, si nota, è squamoso, quindi anche molto in tema. Praticamente è stato scritto da degli alti ufficiali delle forze armate statunitensi, dove confrontano varie scene di guerra o strategie varie di Game of Thrones, non di Azoyaf, Game of Thrones, e li confrontano con situazioni del mondo reale. Questi qua studiano bene la strategia, però, e la tattica, insomma è il loro lavoro fare i militari, però hanno avuto anche il tempo di guardarsi Game of Thrones a fare questi confronti. Sono degli essay, possiamo chiamarli così, non sono neanche tanto lunghi. Ma interessante, è in inglese, non c'è in italiano, quindi serve una certa conoscenza della lingua inglese e serve trattenere il voltastomaco ogni volta che fanno i mega elogi all'esercito americano. Ovviamente no, se siete Michael Bay vi fate le peggio cose indecenti guardando questo libro, però no, sul serio, esaltano un po' troppo le loro forze armate. In ogni caso ho tratto più di un video da questo libro all'inizio del mio canale, poi non so, magari ne farò altri in futuro, più che altro perché nel canale tratto Azoyaf e non Game of Thrones, solo alcune cose erano parallele, confrontabili, tipo il discorso sulla scarsa importanza del mare a Westeros l'ho tratto da questo libro. Sapevo qualcosina delle opere di Alfred Tyerman, però cioè dei suoi concetti di battaglie navali, però questo libro mi ha chiarito molto di più le idee. Bene, ora veniamo a Fan della Madre dei Draghi Starter Pack. Praticamente la Madre dei Draghi, guardatevi il suo video che ha fatto, adesso sta facendo dei video sulla letteratura, guardate il primo intanto, molto molto bello, non perdetevi gli altri. Io sono un suo fan, sono andato a trovarla a Lucca e a Imperial Garden Con per due anni di fila. La prima volta a Lucca l'ho incrociata di sfuggita e niente, c'ho solamente una foto. Ho incontrato anche il Trono del Muore quella volta, l'ho visto, l'ho riconosciuto solamente dalla voce. E niente, le ho chiesto scusi, lei è il Trono del Muore, lui mi ha detto mi hai trovato fratello e mi ha dato un abbraccio, io l'ho ringraziato, poi stava andando via. Poi ho incrociato la Madre Draghi, ho fatto una foto, poi l'ho rivista qualche mese dopo all'Imperial Garden Con e mi ha dato delle spille. Io le tengo in questa bustina qui perché è fatta sul momento. C'è la spilla da Mano del Re, che è quella che mi accompagna sempre in ogni video, tranne appunto quello sulla scarsa importanza del mare a Westeros, che ero andato a mangiare tra una parte di registrazione e l'altra, poi mi ero dimenticato di rimetterla, quindi scompare magicamente a un certo punto.
E niente, questa è la spilla da Mano del Re che mi appare sempre. Nel video la tengo sempre qua a sinistra. Nei libri non indicano effettivamente da che parte debba andare, però una mano sinistra l'ho messa a sinistra, anche perché a destra ho sempre il microfono, che ha, per via della conformazione della videocamera è meglio tenerlo a destra. Poi mi aveva dato la spilla con, ancora con il suo logo vecchio. Non so se si vede, forse c'è troppo riflesso, in caso ve la metto in post-produzione. Quando sono andato a vedere la Lucca la seconda volta, mi ha dato la spilla col logo nuovo, questo qua. E poi ho anche un suo autografo qua, che quando sono andato all'Imperial Garden, con visto che sapevo che sarei arrivato un po' in anticipo, mi ero portato da studiare, mi ero portato un quaderno per fare degli esercizi, e già che c'era me lo sono fatto autografare. E sempre restando in tema di autografi, non è proprio un membro della community di Azoyaf a pieno titolo, però dai, ci ha fatto tante di quelle parodie, quei riassuntazzi brutti brutti. Dai, non posso non citare Buon Barbascura. Lui l'ho incrociato a Padova una volta e niente, mi ha fatto anche lui l'autografo. Avevo portato il mio quaderno di organica, di chimica organica 1, che a quel tempo stavo facendo chimica organica 1, lui è chimico organico, era un po' come buon auspicio. Poi per concludere con roba fan della Madre dei Draghi Starter Pack, la seconda volta Luca aveva fatto un mega quizzone e ho provato a esserci anche l'anno scorso, ma il treno l'ho fatto tardi, quindi me lo sono perso. Secondo anno che ci sono andato, ho vinto un Funko proprio di Daenerys. Credo sia quella della settima stagione, perché è vestita col cappottone bianco, quello là che ha quando va a salvare Jon e gli altri sei disgraziati oltre la barriera. Io non sono un grande collezionista di Funko Pop, non so, mi sembra che i veri collezionisti li tengano chiusi ancora, non li aprano. Nel dubbio l'ho lasciato anch'io così. La domanda era tipo da dove viene Miss Sunday, sono riuscito ad alzare la mano per primo, quindi sapevo che era Nat. Va bene, abbiamo omaggiato abbastanza la mia senpai, la Madre dei Draghi, adesso omaggio un pochino i miei senpai, il mondo del Ghiaccio e del Fuoco, Luce e Vittorio. Allora, per il mondo del Ghiaccio e del Fuoco ho questa maglia qua, della Compagnia Dorata, sotto l'oro l'acciaio, Beneath the Gold Bittersteel. E quella maglietta là è molto bella, perché una volta stavamo giocando a Risico con degli amici e niente, se non sono andati i rossi, i verdi e i neri, che sono i miei colori preferiti, cioè verde e nero sono i miei colori preferiti, rosso è figo, me ne stavano soltanto quelli gialli, cioè quelli gialli non li voleva nessuno. Fermi subito, vado di sopra, mi metto la maglietta della Compagnia Dorata, ora i gialli sono fighi. Poi, per chi mi conosce, la maglietta di Stannis era immancabile. Sono felicissimo quando l'hanno fatta, la maglietta per l'unico vero re. Ci ho fatto anche qualche video di Azoyaf con quella maglietta, perché il viola fa un po' effetti strani con il green screen, non ho ancora capito bene come devo cambiare la luce e devo fare degli esperimenti, quindi quella della Compagnia Dorata l'ho messa poco nei video, forse l'ho messa nei video quando li facevo senza green screen, però quella di Stannis l'ho messa proprio in due video di altre casate, quella dei Lannister e quella dei Tyrell, e ovviamente anche quella di Legge e Giustizia. Ho detto prima che finivo con i libri propriamente definiti, libri senza offendere nessuno, perché c'è gente che si offende se i fumetti li chiami libri, o le graphic novel, se preferite. Allora, ho le tre novelle di Dunk and Egg in versione fumettosa. Questa qua purtroppo è edizione diversa, copertina rigida, anziché queste qui, però vabbè, sono comunque bella, non sono un grande collezionista, quindi anche se sono spaiate. Allora, queste qua sono molto molto belle, secondo me rispecchiano abbastanza lo spirito delle avventure di Dunk and Egg. L'azione è fatta molto bene, prende proprio tanto. L'ho sfogliata la prima a casa di un amico, c'era le mazzate che si danno alla fine nel giudizio dei sette, rende proprio l'idea. Ma purtroppo non posso essere altrettanto generoso con le graphic novel, quelle là di Azoyaf effettivamente. Questa è la prima parte di A Game of Thrones, la seconda parte di A Game of Thrones e la prima parte di A Clash of Kings. Sono le uniche che sono uscite. Allora, il disegno mi è piaciuto un sacco. È cominciato in parallelo proprio con la serie, cioè cominciavano parallelamente la serie e la graphic novel. La graphic novel ha aspetti molto diversi da quelli della serie, i personaggi sono molto diversi esteticamente. E niente, mi piace molto il disegno, il modo in cui è disegnato. Fa un po' brutto dirlo, ma fa quasi strano vedere dei fratelli che si assomigliano dopo che la serie ci aveva abituato a fratelli che non si assomigliavano per niente. Tuttavia, devo dire che è una trasposizione non molto accurata. Se volete
vi dico, la prima stagione di Game of Thrones è una trasposizione molto più accurata di A Game of Thrones rispetto alla graphic novel, questi due volumi di graphic novel. Si perde molto passando dal medium prosa al medium fumettistico. A Clash of Kings non riesco a valutarlo nella sua interezza perché beh, è uscita soltanto la prima parte. Poi è bello che qua i personaggi brutti li fanno effettivamente brutti, tranne Jorah. Jorah lo fanno quasi, insomma, carino. Non sarà figo come appunto nella serie televisiva. Una mia amica, che non le piace molto leggere, mi ha chiesto se ne vale la pena di approcciarsi ad Azoyath leggendosi le graphic novel. Io vi dico no. Potreste dire carino, sì, quella sta roba simil medievale, ma niente di che, non riuscite a capire tutta quanta la bellezza di Azoyath soltanto dai fumetti. E a proposito, la cosa però veramente bella di questa edizione è che c'è la prefazione di Martin, dove parla un pochino di come lui fosse un fan dei fumetti sin da piccolo. Ci arriviamo tra 10 giorni parlando di alcuni riferimenti che ha messo nelle sue opere, e niente, lui piaceva un sacco, aveva una mega collezione sin da piccolo. E poi alla fine c'è tutto quanto il commento del disegnatore, degli autori, che spiegano come hanno realizzato il fumetto. A me piace un sacco vedere come vengono realizzate le cose, cioè dietro le quinte dei film mi piacciono un sacco, e poi questo qua che spiegano come hanno ragionato con i personaggi, li hanno realizzati, mi piace un sacco. È un po' come i contenuti extra di un DVD o di un Blu-ray. Li chiamo ancora DVD perché si assomigliano tutti, secondo me. Non l'ho detto, ma le graphic novels, la prima parte di Game of Thrones, la prima parte di Clash of Kings, sono stato un regalo di alcuni miei amici per il compleanno. Pensavano fosse i primi due libri, non sapevano che ogni libro era splittato in due volumi, e quindi mi sono comprato io la seconda parte di Game of Thrones per conto mio, così per completismo. E anche perché un po' l'ho criticata, ma tutto sommato mi è piaciuto, mi piaceva molto lo stile di disegno. E parallelamente, un compleanno dopo, mi hanno anche regalato il Cluedo di Game of Thrones. È molto simile al Cluedo originale, solo che ci sono i personaggi della serie televisiva, si è basato sulla serie televisiva anche questo, e la sede però degli omicidi sono o la Grande Piramide di Meereen o la Fortezza Rossa. È praticamente un doppio tabellone, cambiano anche i personaggi a seconda del contesto. Ci sono un po' delle particolarità, tipo delle caselle bonus dove ci caschi, poi pescare tipo delle carte, e allo stesso tempo i vari personaggi, a seconda di quello che scegli, offre un determinato bonus. Non sto qua a spiegarvi, verrei ora ai pezzi unici, perché sono davvero pezzi unici, non li troverete da nessun'altra parte. Dopotutto sono fatti in casa. Allora, c'è questa felpa qua, è la mia vecchia felpa verde. È un po' usurata, però ho deciso di rinnovarla, dalle nuova vita. Visto che era già verde e nera, colori dei Mormont, ho ben deciso di disegnarci gli orsi dei Mormont a mo' di stemma. E anche dentro, anche dietro, un orso ancora più grande. Questa è la felpa con cui sono andato a Lucca il primo anno, appunto con la felpa Mormont, e niente, mi hanno pure chiesto una foto, cioè era un tizio vestito da Viserys, mi ha detto, ehi Mormont, io ho avuto l'idea, mi sono girato, ho detto, ci facciamo una foto? E sto qua, aveva anche la faccia simile all'attore di Viserys, e niente, ci siamo fatti una foto col suo telefono, e ero talmente sorpreso che non ho neanche avuto modo di chiedergli, posso farne anch'io una con te? Vabbè, peccato, però comunque mi ha fatto strano. L'unica volta che mi hanno chiesto una foto assieme. Il secondo anno non me la sono messa, ho optato per il mio camice da laboratorio, quello che metto nei video con assieme a Marika. Non ve lo mostro qui, anche perché non è a tema Azoyath. È un normale camice da laboratorio un po' bucherellato dall'acido. Veniamo ora al fiore all'occhiello di questi oggetti qua. La mia catena da maestro. Dai, insomma, può starci come catena da maestro. È fatta in casa, non è ancora completa, non è richiusa perché l'ho fatta. Sono, allora, gli anelli, vi mostro adesso come sono fatti in modo scomposto. Sono 4 piastrine di metallo attaccate ad altrettanti anelli, che poi si richiude con un altro anello, così facendo un anello vero e proprio. E questo anello lo si può infilare dentro. Dentro l'ultimo, così l'abbiamo aggiunto un altro anello. Praticamente sono 12 anelli, un di fila all'altro, e questi sono gli ultimi 6 anelli che devo aggiungere. Praticamente, per fare proprio effetto maestro, attacco un anello ogni volta che passo un esame all'università. Io ho la fortuna di avere diversi corsi che sono chiamati Chimica Organica 1, Chimica Organica 2 e Chimica Organica 3.
è la stessa materia con sul seguito da vari numeri e viene fatta a vari livelli di approfondimento, vai, estende vari diversi ambiti di quello specifico tipo di chimica e di conseguenza, proprio come i maestri, sono tutti quanti dello stesso colore quelli di chimica organica. Ne ho uno per organica 1 e altri, un altro per organica 2 e un altro che ce l'avrò quando avrò passato organica 3. Tempo di fare questo video speravo di avere già la cartina completa, cioè di essermi già laureato, però tristemente ho dovuto un attimino posticipare e pensavo, non lo so se lo farò effettivamente, una volta laureato probabilmente per ogni video di Azoya mi metterò la catena a mo' di maestro. Questa qui praticamente sono, se vedete ce ne sono due bianchi appunto qui, qui e qui, che è praticamente la fisica generale. Qua due dorati è la chimica organica appunto, che dicevo, dorati. I rossi qui sono per la chimica fisica. E praticamente questi sono, sembrano molto simili ma sono due grigi diversi, anzi questo qua come tutti gli altri è alluminio, mentre qua, sta, qua è l'unico d'acciaio. E praticamente l'alluminio, questo qua grigio, è chimica analitica, l'ultimo che ho passato dopo 8 appelli, e questo qua d'acciaio grosso è la chimica inorganica. Poi ce ne sono un po' di altri di neri, che sono gli esami unici, quelli senza un numero, sono tipo quelli che non hanno un seguito vero e proprio, quindi non potendomi mettere a sprecare, a cercare metalli di ogni colore, li ho fatti tutti quanti neri. Speriamo di potervela mostrare completa al più presto, ovvero speriamo di laurearci al più presto. Così si conclude il mio video. Allora, rimanete sintonizzati, grazie per la visione, mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, non mi piace se non vi è piaciuto, scrivetemi un commento, vi ricordo di dirmi come le classificherete le novelle di Dunk ed Egg, in ordine dalla più bella alla più brutta, dalla più brutta alla più bella, ditemi come volete voi. Ditemi voi cosa avete acquistato di Azoya, o cosa vi hanno regalato, o cosa avete vinto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Io vi saluto, grazie per questi 50 video di Azoya assieme, statemi bene, ciao ciao, alla prossima!